Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Hearthstone. Perché oggi ragazzi sono in un'amichevole con il mio amico Yolo, che è anche lui uno youtuber. Vi invito ad andare a visitare il suo canale se non l'avete ancora fatto, trovate il link giù in descrizione. E lui è molto esperto rispetto a me in questo gioco, proverò a sfidarlo. Lui mi ha anticipato che andrà di un mazzo mago, io l'unico mazzo buono ne ho creati un po' qui e lì, l'unico decente è questo aggro qui, diciamo che ci ho vinto qualche partitella, quindi lo andiamo a sfidare con questo, spero di essere abbastanza fortunato e niente, che dire, ci proviamo così. Ok, ci siamo. Com'è da pronostico mago, ragazzi? Speriamo giri un buon rush di carte. Parte subito male. Il 3 me la tengo, il famiglio me lo tengo, butto via le altre due. E infliggi 3 danni e l'idra. Allora, che la odio questa carta, mi dimentico sempre di toglierla. Cioè, è terribile. Terribile. Salve, allora, salve. Salutevi andante. Finito, vai, iniziamo già male, eccolo, iniziamo già male. Già lo so. Maledetto mago, grid battaglia, processo segreto del gioco in questo turno, cosa 0. Scorso 20, ok, lo so, un segreto. C'è un po' troppa roba, noi non possiamo far altro che questo aggro non aggro un cazzo perché qui mi sono usciti tutti i cartoni assurdi. Ok, 2 danni. Pesca un segreto dal tuo mazzo, lo pesca, vediamo un po'. Oggi è stato anche un importante nerf, soprattutto mi hanno nerfato il piratino, gli hanno tolto carica, maledizione, l'avevo craftato ieri. 1600 cristalli. Allora, vediamo un po', ci butto un bel golemino, un golemino. Tanto questa la stiamo a perdere, ma malamente, Malamente. Non tiro la bestia. Facciamo così. A questo punto. Speriamo che non mi toglie la magia. Ecco qua. Subisce contrasto. Finito. Abbiamo perso. Porca. E sicuramente. Cioè, già lo so. Un altro segreto. Alla prossima magia. Cioè, mi devo buttare via il famiglio. Andrà male questa. Famiglio, che vuoi che faccia? Provo ad andarci di famiglio, ma se mi contrasta anche questa è finita. Eccola. Porcaccia. Va bene, dai. Sappiamo come andrà a finire questa partita. C'ho qua 5 carte, non ho niente. 24, vabbè, non può avercene più, che cos'è? È sicuramente quando gioca un servitore lo ne scende uno in campo dalla tua parte. Ci scommettiamo? Scommettiamo? Questo fermati, mi ha ucciso se lo metto. Ci scendo questa. Un golem ne evoca una copia? No. Allora, ci scendo anche questo. Finito. Non gira bene, non gira bene. Beh, non gira, gira malissimo. Chissà come. Mi fa fuori la mia prezzatissima chiocciolina, ma non avevo molto altro da poter scendere con 5, con 3 creature fuori. Questo mi avrebbe falciato. Giù un danno. Vai. Sembra una... Il mio eroe sembra diventato un impasto di... Per togliere la gigomma dei capelli sembra diventato. Vediamo un po' se dare un 4. Ma qua che vogliamo fare? C'ho 6 punti. Che vogliamo fare? Ti farà pezzi, sì, guarda. Che faccio? Non c'avevo manco quella, pure più 2 era, ma dovevo mettere questo e quell'altro e mi volevo tenere questa. Perché tanto questa partita è morta, è finita, non ho come togliergli quella. Mi fa fuori al prossimo round, quindi mi sembra inutile proseguire. Come avete visto, il mio amico è davvero competente, molto più forte di me, quindi sicuramente andate a visitare il suo canale.
potrete imparare sicuramente qualcosa rispetto al mio. Mi arrendo per questa volta, ben fatto, ma sicuramente nel prossimo giorno ci saranno altre sfide e soprattutto perfezionerò un pochettino i miei deck, perché ad esempio dovevo togliere quella carta, dovevo un po' aggiustarli. Abbiamo improvvisato questa partita, lo so, sto accampando scuse per giustificare la mia sconfitta, ma volevo fare i complimenti come sempre a Yolor, invitarvi ancora a visitare il suo canale, trovate il link in descrizione, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, un dislike anche se non vi è piaciuto, vi ho fatto cagare, mettete un bel dislike, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.